le dichiarazioni precisate poi del ministro delle finanze italiano sono dichiarazioni ispirate a una prudenza che è necessaria e allo sforzo che la Commissione condivide, che la prudenza non significhi rinuncia a riforme e investimenti. Le due cose possono essere tenute insieme ed è lo sforzo di queste settimane che la Commissione chiede a tutti i paesi, inclusa l'Italia. Grazie.